svolto dal 2 al 4 maggio 2019 a Carloforte, presso il Cineteatro Cavallera e l'ex ME, il quarto Carloforte Meeting, organizzato dal dottor Marco Conte. Un meeting nazionale che si svolge ogni due anni, dove si confrontano i migliori esperti regionali e nazionali. Il scopo del convegno è stato quello di fornire tutte le informazioni possibili basandosi sulle BM e sulla best practice, lasciando poco spazio ai successi e alle casistiche personali. Un convegno in cui dibattito e confronto sono stati alla base della crescita professionale quotidiana, con un programma scientifico interattivo fra la faculty e i congressisti, che ha lasciato spazio ai casi clinici e alla discussione. Al quarto Carloforte Meeting non si è parlato solo di medicina, ma sono state inserite anche altre giornate, fra cui quella dedicata ai bambini e ragazzi delle scuole, dove si è parlato di sport e adolescenza e si è discusso di prevenzione, patologie, evidenze nello sport, e si è cercato di fornire le migliori soluzioni agli errori più frequenti. Oggi è il primo giorno del quarto Carloforte Meeting. Che cos'è il Carloforte Meeting? È un'idea di fare un congresso nella cornice, diciamo, di Carloforte, un congresso di alto livello scientifico, dove vengono invitate specialisti, professionisti di ogni settore, di ogni specialità, cioè nell'ambito della traumatologia dello sport, della chirurgia protesica, esperti che girano il mondo, portarli qui a Carloforte e confrontarci nel contesto conviviale, quindi, di Carloforte contro quello che offre. È un meeting proprio appunto fatto a Carloforte. L'esordio oggi è con un incontro dedicato ai giovani, cioè adolescenza e sport, in cui si cercheranno sempre con altrettanti professionisti di livello di dare degli stimoli ai giovani per questa scuola di vita che è lo sport. Io ho avuto la fortuna di crescere nel mondo del basket, ho avuto dei maestri che ancora ricordo perché mi hanno forgiato, mi hanno plasmato, ti insegnano i valori della vita e del lavoro. Grazie a loro quindi anche che sono cresciuto, sono diventato la figura attuale. Cercheremo ai ragazzi di fare tante cose, di dare delle idee, di dare dei suggerimenti come non sbagliare nello sport, nella scuola, diciamo, nella vita. Stasera si prosegue l'ex ME con dei corsi pratici, teorico-pratici, dove insegneremo ai ragazzi come operare in chirurgia artroscopica di ginocchio e di spalla e in chirurgia protesica. Domani mattina c'è la sessione dedicata agli specializzandi, l'ISOT Challenge, in cui facciamo vedere praticamente le misurazioni radiografiche, i poster che hanno presentato, i migliori poster verranno anche valutati e premiati con altrettante cose importanti. Poi ci sarà l'ISOT Challenge, che cos'è? Una cosa particolare, dove i ragazzi dovranno rispondere a delle cose, delle domande di cultura ortopedica e dovranno rispondere anche a delle altre cose, delle curiosità, girando per Carloforte, per il borgo, uno dei borghi più amati, diciamo, d'Italia. E infine il congresso è venerdì dall'ora di pranzo fino a tutta la sera, poi ci sarà la Casciandra Tabarchina, quindi tra scienza e tradizione, con dei momenti molto particolari in cui vi invito a essere presenti, e sabato la giornata sulla chirurgia protesica, area medico-legale, insomma tanta roba. Ho trattato l'argomento dello sport con l'adolescenza, quindi quali fossero le modalità per fare sport di squadra, individuale, pro e contro, eccetera. Il messaggio che deve passare ovviamente è che fare sport, indipendentemente dal fatto che sia individuale o di squadra, è fondamentale da fare. Ci sono delle cose che vengono cambiate nell'organismo, in bene ovviamente, in meglio, che magari iniziando a fare sport in fascia giovanile poi rimarranno tutta la vita. Ahimè, se chi poi non lo fa e quindi in fascia giovanile rimane magari sovrappeso, obeso, e questo porta, a parte delle patologie, quindi lato medico, delle complicanze, ma anche una riduzione delle aspettative di vita. Quindi è fondamentale fare sport appena si può fino alla fase adulta. Oggi ho assistito a una bellissima giornata di educazione sanitaria,
un bellissimo incontro con i giovani di Carloforte delle scuole elementari, medie e superiori, dove sono stati mandati dei messaggi molto importanti circa corretti stili di vita e patologie da sovraccarica in età adolescenziale, ma sono stati mandati messaggi anche ai loro insegnanti e ai loro tecnici. E ho visto un coinvolgimento molto 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 importante, molto sentito da parte di tutti, e devo fare i complimenti all'organizzazione, Marco Conte in primis, che è riuscita a coinvolgere una grande fetta di popolazione giovanile e sportiva e coinvolgerla anche emotivamente su argomenti molto importanti che coinvolgono la loro salute. Nel pomeriggio, presso l'ex ME, si sono tenuti dei corsi teorico-pratici, in cui gli iscritti ai corsi hanno frequentato brevi lezioni teoriche, ma soprattutto pragmatiche, tenute da tutor esperti, propedeutiche alla parte pratica, sviluppata sull'artroscopia a base di ginocchia e spalla. Mentre la seconda parte è stata destinata alla protesica con impianto di protesi monocompartimentali e totali di ginocchio. Questo pomeriggio abbiamo avuto il piacere di organizzare qui nei locali dell'ex ME dei corsi teorico-pratici per gli specializzandi e per i giovani chirurghi, neochirurghi, corsi di base, di artroscopia di spalla e di ginocchio e corsi di protesica di ginocchio. I nostri giovani colleghi hanno potuto avere le nozioni base dell'artroscopia, quindi sia le indicazioni che l'anatomia chirurgica, che alcuni dettagli appunto di tecnica, e si sono potuti esercitare appunto direttamente sui modellini a fare almeno un'artroscopia diagnostica, e poi per quanto riguarda la spalla anche i nodi per le suture. Poi c'è stata una sessione di protesica di ginocchio dove i colleghi hanno potuto quindi esercitarsi sulle vie d'accesso e sui tempi fondamentali della protesica. Hanno partecipato numerosi e con entusiasmo, sono stati molto attivi e per noi è stato quindi una grande soddisfazione e una grande gratificazione, visto il lavoro che abbiamo appunto impiegato per l'organizzazione di questo pomeriggio. La serata di oggi, organizzata da Marco, si è svolta preceduta da delle discussioni teoriche sulla artroscopia e sulle basi delle tecniche artroscopiche. È stata seguita da delle prove pratiche con dei manichini di Sobon per aiutare i ragazzi specializzandi a avvicinarsi a questo tipo di tecniche. La seconda parte, anche questa è stata preceduta da un piccolo briefing teorico e seguita da delle prove pratiche sempre su Sobon per quanto riguarda la protesica di ginocchio. Sempre i ragazzi del corso il venerdì sono stati coinvolti nell'ISOT Challenge, una sessione dinamica e interattiva in cui, oltre a nozioni tecnico-pratiche, si sono sfidati in una vera caccia al tesoro per le vie di Carloforte. Ieri abbiamo invece presentato i nostri poster, ci siamo cimentati in questi lavori che sia noi che i colleghi di Sassari abbiamo portato avanti l'ultimo periodo. In particolare ho presentato un lavoro sulla classificazione delle fratture dell'omero prossimale, un argomento delicato, molto discusso, che ha portato a delle conclusioni, perché ho illustrato nella giornata di ieri, che ci fanno capire che c'è ancora molto da lavorare, sia nell'ambito classificativo che del trattamento chirurgico e poi del recupero. Ho portato uno studio che ho fatto in collaborazione con l'ospedale di Lido di Camaiore e il dottor Manca, che anche lui ha origini sarde, ovviamente parlando di quello che è l'utilizzo della protesi cefalica biarticolare posizionata per via anteriore nei pazienti anziani. Il dottor Conte ha organizzato una prima parte della mattinata molto importante, perché ha investito
sui giovani e ha creato uno spazio apposito per la formazione dei nostri futuri specialisti in ortopedia e traumatologia. Infatti questa mattinata i ragazzi si sono potuti esercitare non solo su delle prove pratiche, ma anche nella presentazione di alcune esperienze maturate durante l'attività di tutti i giorni. E, è un grosso stimolo per proiettarsi poi su platee sempre più importanti, ma già questa è una platea importante, ma in una visione diciamo europea e internazionale bisogna che lo specializzando inizi a confrontarsi con i colleghi già in queste platee. L'evento organizzato dal dottor Marco Conte ha il fine di mettere in evidenza quali sono gli aggiornamenti attuali nella chirurgia ortopedica, sia per quanto riguarda la ricostruzione dei legamentosi, sia per quanto riguarda la ricostruzione delle articolazioni. Attualmente i pazienti hanno sempre maggiori esigenze e noi come ortopedici dobbiamo rispondere a queste esigenze eseguendo degli interventi che permettano un rapido recupero funzionale. Il paziente cosiddetto anziano in realtà ha necessità di avere una migliore qualità di vita e per cui è necessario fare degli interventi in stadi di malattia precoce in maniera tale da ridurre le limitazioni funzionali e quindi con l'ausilio dei nuovi dispositivi che abbiamo a disposizione recuperare la funzione e la qualità di vita. Il convegno vero e proprio è iniziato venerdì pomeriggio con due sessioni. La prima, dedicata agli attuali orientamenti nel management delle lesioni meniscali, EBM in letteratura, mentre nella seconda si è discusso di instabilità femoro-rotulea e si è conclusa con un focus sul tema EBM sul trattamento conservativo dell'osteoartrosi. Ho parlato delle lesioni RAMP e ROOT che interessano i menischi, un argomento molto interessante, devo dire in una sessione piena di chirurghi eccezionali di altissimo profilo. Trovo questo congresso sempre super aggiornato con argomenti interessanti, spero di aver dato il mio contributo. Il mio intervento è stato un intervento preceduto da una moderazione della sessione sui menischi proprio su dei casi particolari di una lesione meniscale che si chiama discoide, il cui trattamento è spesso oggetto di diatriba nel panorama di ortopedici. In realtà alcune volte il menisco discoide si rompe e quindi è giusto operarlo e tirarne via un pezzo, a volte il menisco discoide è solo una scoperta occasionale e in quel caso a mio avviso potrebbe essere lasciato. Questo mio interrogativo l'ho un po' esteso alla sala cercando di ottenere dagli altri colleghi delle possibili alternative al trattamento da me proposto. Visto che Marco mi ha detto che il filone doveva essere EBM contro fashion, vediamo cos'è EBM e vediamo cos'è fashion. Sappiamo ormai che la ricostruzione delle MPFL ovviamente è indispensabile, è uno dei fattori, poiché in tutte le illustrazioni c'è un'alterazione dell'estremo mediale. Sappiamo che dal punto di vista epidemiologico queste ricostruzioni sono praticamente duplicate nel giro di 5 anni, sia a livello di ricerca che anche a livello di centri minori che le praticano, ma vediamo che in realtà la ricostruzione isolata è una cosa abbastanza rara, nel senso che ancora oggi vedete che vengono praticati comunque molti
durante la release e in misura minore anche delle procedure sulle ossa sui tessuti duri. In realtà vedete che vengono praticate anche molte procedure sul componente cartilaginea, quindi è ovvio che quando andiamo a studiare gli studi non dobbiamo pensare solo all'effetto meccanico ma anche al fattore biologico. Oggi sono venuto a parlare in parte di che cosa ho imparato dagli errori che ho compiuto in precedenza durante la mia carriera, sia lavorando in Italia che lavorando all'estero. E devo dire avere un differente approccio a culture e a richieste funzionali diverse mi ha permesso di aumentare il bagaglio di conoscenze che ho. Devo dire che oramai lavorare all'estero è diventato un must per molti colleghi. Incontro molti europei, anche italiani e americani con i quali scambiamo un sacco di opinioni circa casi particolari che vengono alla nostra attenzione e portare poi queste opinioni, portare questo bagaglio di esperienza di nuovo a Roma e confrontarle e in qualche modo anche discuterne con i colleghi italiani è sempre un grande tesoro. Oggi sono stato invitato dal grande Marco Conte che ha fatto un evento meraviglioso, sono orgoglioso di essere qui, mi ha dato fra l'altro un incarico molto importante che mi onora, cioè fare una lezione magistrale sui nostri errori, che cosa abbiamo imparato appunto dai nostri errori e soprattutto in relazione alla sezione di oggi pomeriggio che riguarda l'instabilità femoro-rotulea. Per me è un onore partecipare e soprattutto portare un po' la mia esperienza, ormai ahimè datata, di quanti progressi ha fatto quello che è la diagnostica e quello che è il trattamento sia chirurgico che non chirurgico di questo problema dell'instabilità rotulea e di tutti i problemi dell'anterior knee pain, del dolore anteriore di ginocchio in generale. Oggi ho presentato un caso clinico su un calciatore dilettante, un ragazzo giovane che ha avuto una lesione che l'avrebbe portato lontano dal campo di calcio per tanto tempo, però tutto ciò avrebbe permesso e permetterà sicuramente il salvataggio dell'articolazione che un domani andrà incontro a un'artrosi sicura, quindi è stato trattato in maniera delicata come abbiamo detto all'inizio, cioè non asportandolo ma suturandolo. Domani invece parleremo di protesi e nel mio specifico parlerò di protesi monocompartimentali, quindi di protesi di un comparto solo del ginocchio e soprattutto di distruggere questi miti, i falsi miti sulle indicazioni relative come la femorotulia. La femorotulia, ci sono tanti lavori internazionali che ci dicono che nella protesi monocompartimentale mediale la femorotulia è un'articolazione che può essere tra virgolette tralasciata, nel senso non deve essere una controindicazione assoluta. Infatti su tante revisioni che sono state fatte in giro per il mondo sono veramente pochissime quelle che sono state fatte a causa di una lesione della femorotulia, che è un comparto completamente a sé stante, un compartimento diverso da quello della femorotibiale, e quindi riallineando l'arte sicuramente si migliora anche il quadro clinico della femorotulia. La mia relazione aveva come argomento la revisione critica della letteratura per quanto riguarda l'instabilità femorotulea, un argomento sicuramente ostico e per certi versi enigmatico, ma sicuramente interessante da affrontare perché mi ha consentito di rivalutare meglio quelli che sono i parametri di instabilità della femorotulea, ovvero i classici parametri della scuola lionese. E dall'attenta valutazione della letteratura è emerso che sostanzialmente, volendo utilizzare una battuta, uno più uno quasi mai fa due, mi spiego. Sostanzialmente, andando a valutare e analizzare tutti quelli che sono i fattori di instabilità, ogni singolo gesto chirurgico che porta alla correzione di un singolo fattore di instabilità, nello stesso tempo può andare a correggere altri fattori di instabilità. Che cosa emerge quindi dalla letteratura? Emerge sostanzialmente che dobbiamo innanzitutto avere un approccio di tipo anamnestico e clinico nei confronti del paziente.
Sembra cosa scontata, ma non è in retorica quello che sto dicendo, perché purtroppo ancora oggi sostanzialmente si legge il referto di una risonanza per porre una diagnosi e quindi dare un'indicazione chirurgica. Questo è un lavoro, diciamo, principale che ho trovato su questo tipo di trattamento, è una review sistematica di alcuni lavori che trattano la riparazione delle lesioni radiali. Sono tutti lavori di tipo 4, quindi non sono delle case series, quindi non hanno una grande valenza, il numero di pazienti non è enorme e anche il follow up non è lunghissimo. Le tecniche sono differenti, i risultati sono ovviamente soddisfacenti, ma riguardano per la gran parte lesioni del menisco esterno. Mia madre è Carloforte, io casa Carloforte, quindi ho sempre tentato, cercato di farlo, non sono mai riuscito. Marco è già il quarto per fare. Ecco perché la mia invidia continua a crescere, ogni anno peggiore. All'inizio ho detto il giorno, ho detto ti invidio perché l'hai fatto, la seconda volta ti invidio molto di più, questa volta sono però la odio. Quindi non posso parlare bene di lui, devo parlarne male, perché non ci riuscirà, ne farà un quinto, un sesto, un settimo, gli ho detto guarda, tanto io non ci sarò più. Quindi fammi un cartone grande con la mia fotografia, lo metti qui perché intanto tu continuerai a farlo per questa mattina. È un grande onore partecipare a questo meeting organizzato dal vulcanico, posso dire, Marco Conte, perché Marco Conte si rivela una persona fondamentale per Carloforte, un carlofortino che ama la propria terra, un carlofortino che in occasione appunto di questi grandi eventi riesce a portare tanta gente a Carloforte e a dare spunto a quello che l'amministrazione da me presieduta sta inseguendo, che è il turismo congressuale. Della giornata è stata organizzata la Casciandra Tabarchina, una gara di cucina in cui si sono cimentati vari relatori divisi in due squadre. Durante la serata la musica tabarchina ha accompagnato la gara e i partecipanti hanno potuto gustare le specialità tipiche del posto. Convegno, che si è chiuso sabato pomeriggio, è iniziato con una wake up section davvero interessante, con EBM su argomenti vari e sempre attuali, fra cui protesi di spalla, complicanze nella protesi d'anca e del ginocchio. L'argomento che tratto è quello relativo alle linee guida, alla consensus, agli algoritmi, soprattutto indirizzare in una navigazione spesso non semplice. Questo perché? Perché oggi c'è una complessità estrema della nostra clinica, una complessità estrema dei nostri pazienti. Sono migliorate le possibilità terapeutiche, diagnostiche, ma sono cresciute anche quelle che sono le esigenze dei pazienti, anche perché assistiamo spesso in maniera talora sbagliata a una spettacolarizzazione della medicina. Il problema è che la medicina è sicuramente una scienza bellissima ma non perfetta, che spesso si scontra con le richieste, soprattutto dal punto di vista giuridico, di rispondere con atti concreti e dare risposte certe ai pazienti, soprattutto nel settore medico-legale. A me è sembrato che l'AIFAR, come ho detto in NAS, abbia messo sotto fuoco la procedura
e andando a vedere pare che questa procedura debba essere inquadrata in altro modo. L'AIFA sentenzia che non si può fare impianto di cellule staminali di vaccino di folla senza l'autorizzazione esplicita dell'equivalente ente europeo. Ne consegue che sono già partite 11 denunce, credo di ordine penale, in Italia contro medici e strutture. Questa è la situazione, quindi approfitto della presenza del dottor Macri per chiedergli se è al corrente di questo fatto e nel caso cosa ci può dire, perché è una metodica di uso, diciamo, comune e ci si trova quasi in chiave retroattiva attaccati al cappio. Effettivamente pare che siano partiti dei controlli. A noi ci è stato detto che è sufficiente che noi stipuliamo una polizza per la colpa grave. Ma adesso col fatto che viene comunicato qualsiasi attività, praticamente ci sono interpretazioni differenti da azienda a azienda. Qual è la tua esperienza? Cioè, nel senso, è vero che è sufficiente quello della colpa grave o bisogna stare attenti a non arrivare ad essere citati alla fine dell'anno? Ma questo vi obbliga lo strutturato e tutti coloro che lavorano in una casa di cura privata come dipendenti. L'AIOC con i propri contratti già lo faceva, col proprio contratto nazionale, adesso lo devono fare tutti sulla scorta del dato normativo, voi siete tenuti ad avere una polizza per colpa grave e a quello dovete rispondere. Oggi abbiamo trattato tre argomenti abbastanza di stretta attualità, come si dice giornalisticamente Marco ha cercato di rimanere sul pezzo parlando di assicurazioni alla luce anche delle nuove norme della legge Gelli, del conflitto di interessi, soprattutto considerando anche quello che è il nuovo provvedimento normativo che è all'attenzione del Parlamento, il cosiddetto Sunshine Act, e infine di quello che riguarda i dati della privacy, quindi l'utilizzo soprattutto è la privacy rispetto a quelli che sono alcuni dati sensibili come quelli che emergono che possono emergere dalla cartella clinica. Tre argomenti soprattutto diciamo di vivo interesse che hanno suscitato, credo e ritengo, l'interesse soprattutto della platea con diverse domande. Sono molto contento di essere qui a Carloforte a rappresentare la società, questo evento scientifico organizzato dal collega Marco Conte. È un evento scientifico questo molto importante che ha dei contenuti scientifici di elevato livello, come d'altronde è successo nelle precedenti edizioni. È stato un confronto ed è un confronto molto interessante fra esperienze, scuole diverse, di colleghi che provengono da ospedali e università di tutta Italia, si sono confrontati con noi ortopedici della Sardegna su temi che riguardano la protesica, le patologie articolari e anche le problematiche medico-legali affrontate proprio nell'ultimissima sessione. È stato bello venire qui a Carloforte, incontrare la comunità sarda e abbracciare Marco Conte. Grande persona, grande passione, ha creato un evento in cui c'è un ottimo mix di cultura, anche di una buona cucina. È stato veramente un bel appuntamento. Grazie di cuore Marco e che sia l'inizio di una ancora più prestigiosa carriera. Per quanto riguarda la lezione magistrale, ho trovato stimolante l'incarico a me assegnato. Perché? Perché sono andato a rivedermi un po' tutti i casi in cui potevo dare dei giusti, spero, suggerimenti ai colleghi più giovani per non ricalcare poi i miei insuccessi. Spero di esserci riuscito. Il filo conduttore di questo congresso è stato confrontare l'IBM, la medicina basata sulle prove, l'ortopedia basata sulle prove, con informazioni che vengono invece dall'industria, dalle mode, da interessi altri, da quello ultimo che è quello di fare di meglio per i nostri pazienti. Nella nostra sessione si sono affrontati temi
variegati in cui il filo conduttore è stato quello di dare ai pazienti aspettative reali, dare un'informazione realistica di quello che facciamo, di quello che ci si può aspettare da una chirurgia che è sempre più evoluta ma non sempre corrisponde alle aspettative di successo al 100% che un paziente si aspetta. In questo senso la capacità come gruppo di professionisti di avere una visione critica del nostro mestiere è fondamentale ed è quello che è emerso dalla sessione di stamattina. Oggi ho parlato degli accessi dell'evidence-based medicine negli accessi anteriori dell'anca. Sicuramente un titolo non nuovo, titolo di cui si parla spesso perché se ne parla spesso perché non siamo ancora arrivati a una soluzione. L'evidence base ci dice quale accesso è migliore secondo alcuni criteri e cambiando il criterio cambia il tipo di accesso preferito o con risultati migliori. Per cui quello che portavo come messaggio oggi è quello di leggere criticamente la letteratura e cercare di adattarla alle proprie capacità, al proprio setting, al proprio background e al proprio volume. Questo è il messaggio che cercavo di mandare, di non prendere in maniera asettica l'evidence base, ma di valutarla criticamente. Io voglio far vedere questo caso emblematico di un uomo di 39 anni, all'inizio nel 2009-2010, adesso non ricordo bene quando l'ho fatto, l'anca di sinistra naturalmente è un'anca da protesi, mentre invece l'anca di destra abbiamo detto facciamo un'artroscopia, rimuoviamo il bump e allunghiamo la vita dell'articolazione di questo paziente. Questo era l'altro RMN che avevamo fatto e con nostro dispiacere questo è il risultato dopo un anno. Il paziente non è mai stato bene, ha avuto un'evoluzione negativa. Devo dire che fino adesso il congresso è stato di altissimo valore tecnico, perché si è parlato di argomenti molto importanti, interessanti, tutti molto ben presentati. È veramente diventato un congresso, anche se piccolo, ma a livello nazionale. Quindi non posso fare altro che congratularmi con Marco Conte, naturalmente, per aver ulteriormente presentato delle casistiche e delle situazioni ortopediche che in genere vengono trattate molto rapidamente e forse non vengono considerate nella giusta maniera. La lettura che abbiamo fatto oggi al meeting Carloforto diretto da Marco Conte è sulla fissazione nelle revisioni di protesi di ginocchio, è un problema attuale, è un problema insieme alle infezioni che affligge la maggior parte dei pazienti che vengono operati di revisione di protesi. Impedire lo scollamento, cioè l'allentamento della protesi e la durata nel tempo è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto quindi una relazione sulla parte teorica di questo, come migliorarla, e poi una parte pratica con strumenti e SoBone, che sono delle simulazioni di osso, di difetti ossei, su come deve essere in pratica fissato il tutto in sala operatoria. Abbiamo eseguito appunto una relazione interattiva e spero che questa possa essere stata di aiuto ai discenti. A me è stata affidata anche la lezione magistrale e devo dire che sono molto contento di questo. Ero molto emozionato quando Marco me l'ha data, ma soprattutto quando anche l'ho fatta, anche perché la mia idea era quella di, più che fare una lezione magistrale, cercare un po' di trasferire un po' le mie esperienze a un pubblico che ho trovato veramente molto competente, anche perché siamo tutti nella stessa barca, visto che siamo a Carloforte. Comunque insomma, diciamo che per me è stata una bellissima esperienza, ringrazio davvero Marco per il suo eclettismo, ci ha fatto fare due giorni meravigliosi e soprattutto anche per i contenuti di questo bellissimo congresso. Per quanto riguarda l'argomento trattato prima, per le instabilità delle protesi e le fratture periprotesiche, è un argomento molto attuale perché, dato l'elevato numero di protesi che si impiantano, quindi anche a livello di spalla, quindi le fratture periprotesiche o le complicanze come l'instabilità stanno diventando un problema per poterle gestire, trattandosi sempre di pazienti già che hanno subito un intervento pregresso, e quindi andare a trattare le complicanze diventa sempre un problema importante. La mia relazione si è sviluppata sul bolos,
che è una tematica, diciamo, di attualità molto complessa, che riguarda una problematica del pre, intra e post operatorio della protesistica di spalla, sia per quanto riguarda la componente glenoidea sia omerale, e che va trattata, studiata e affrontata in maniera seria. Abbiamo ormai tante opzioni, non tutte sovrapponibili, anzi tra di loro complementari, per cui la corretta scelta dell'impianto, il timing, risulta fondamentale nella strategia e nella risoluzione del caso. Manderei un audio, ricordiamoci sempre delle BM, ricordiamoci sempre di non essere praticoni, quindi volevo lasciarvi con questa canzone, se la facciamo partire. Grazie di cuore a tutti.